Campionati italiani master su strada. Il 12 e 13 giugno il Velo Club Sommese ha festeggiato il suo 70° di fondazione con l'organizzazione della più importante manifestazione del 2021 per le categorie amatoriali della Federazione Ciclistica Italiana. Sono stati ben 270 i partecipanti delle due gare di sabato e domenica. Con le immagini siamo alle operazioni pre-gara che si sono svolte presso l'area mercato di Via Giusti di Somma Lombardo. Ad aprire questi campionati italiani master sono state le categorie M5 e M6 alle ore 13, mentre alle ore 16 c'è stata la seconda partenza riservata alla categoria M3 e M4. Queste quattro categorie hanno corso sulla distanza di 82 km. Partenza da Somma Lombardo presso l'area mercato di Via Giusti, poi la carovana ha toccato i paesi di Vergiate, Corgeno, dove si è costeggiato il lago fino a Varano Borghi. Poi la salita di un paio di chilometri del mulino di Casale Litta per entrare a Villa d'Osia, poi Cimbro e l'arrivo a Somma Lombardo. Circuito di 18 km e 500 metri, da ripetere 4 volte. Abbiamo detto le operazioni pre-gara si sono svolte in Via Giusti, dove è stato dato il trasferimento di un paio di chilometri fino al Palazzo Comunale di Somma. Il via del trasferimento è stato dato da Claudio Amona. La gara è intitolata al nonno Secondo Mona, la ditta Secondo Mona di Somma, sponsor di questi campionati italiani. Dopo il trasferimento, la carovana si è spostata verso il Palazzo Comunale, dove il sindaco Stefano Bellaria ha abbassato la bandierina e ha dato ufficialmente il via a questi campionati italiani master per le categorie M5 e M6. Fasi finali di gara, stiamo entrando nell'ultimo giro con due corridori al comando da alcuni chilometri. Sono Daniele Magagnotti della Visani e Delio Colombo, portacolori del pedale senaghese. Oggi indossa la maglia bianco-verde della rappresentativa lombarda. Una ventina di secondi di vantaggio sul gruppo quando siamo al suono della campanella. A 10 km dalla conclusione, nell'entrata di Varano Borghi, Daniele Magagnotti e Delio Colombo vengono ripresi dal gruppo. Ancora una trentina di corridori compongono la prima parte di gara. Quando si va verso la salita finale, tra poco l'ultima impegnativa salita del mulino che porta nel comune di Casale Litta. Si va a scollinare la salita del mulino con due corridori al comando. Si tratta ancora di Daniele Magagnotti della Visani e Fabio Zambon della Cicli Eurovelo. Questi due corridori non verranno più ripresi, mentre siamo con le immagini dell'arrivo della prima gara di questi campionati italiani master. Si presentano assieme Zambon e Magagnotti. Vince nella categoria M5 Fabio Zambon in seconda posizione, ma primo tra gli M6 Daniele Magagnotti. Poi nell'ordine Rivara, Colombo, Irco, Sporzon, Terranio, Magagnin, Finotti in decima posizione assoluta comune.
Conclusa la prima gara della giornata per le categorie M5 ed M6, passiamo alla visione della corsa della categoria M3 ed M4. Queste due gare si sono svolte sabato 12 giugno. Ancora 4 giri di questo impegnativo percorso, ottimamente disegnato dal presidente della Sommese Silvio Pezzotta. Abbiamo detto 4 giri per un totale di 82 km. Mentre passiamo al fianco del Castello Visconteo di Somma Lombardo, ore 16 partenza delle categorie M3 ed M4. Abbiamo visto le immagini dall'alto del paese di Varano Borghi. Entriamo in gara quando mancano poco più di un giro alla conclusione. Al comando in solitaria vi è Claudio Siquilberti, il portacolore del team Morotti, ha un vantaggio di una ventina di secondi quando mancano 40 km alla conclusione. Al suo inseguimento vi sono 15 corridori, ora inquadrati, mentre il gruppo ha un ritardo di un minuto. Ci riportiamo sui 15 contrattaccanti con il numero 105 Daniele Bossi. Fanno parte di questo gruppetto Alessio Tosatto, Alessandro D'Andrea, Riccardo Donatello, Michele Mascheroni, Roberto Fabris, Aldo Rocchi, Alessandro Previario, Matteo Bertani. Questi sono alcuni dei corridori che compongono il gruppetto dei 15. Ci riportiamo sul corridore al comando quando affronta per l'ultima volta la salita di un paio di chilometri, la salita del mulino, con il numero 27 Claudio Siquilberti. Solamente una decina di secondi di vantaggio per il portacolori del team Morotti. Dopo aver scollinato la salita del mulino, il gruppo dei 15 perde qualche unità, mentre Siquilberti viene riassorbito dai contrattaccanti. Ora vi sono 12 corridori al comando quando si affronta lo strappo finale che porta all'ingresso di Somma Lombardo, poco più di 3 km alla conclusione. Giungiamo sul rettilineo finale, conclusione della seconda gara della giornata per la categoria M3 ed M4. Si presenta sul rettilineo finale con 30 metri di vantaggio Roberto Fabris, che va a vincere il tricolore per la categoria M3 e precede Alessio D'Andrea, Aldo Rocchi, Matteo Crosa, Massimiliano Bellaria, Gaetano Del Prete. In settima posizione Niki Giussani vince nella categoria M4 e precede Alessio Tosato e in decima posizione Riccardo Donatello. Finalmente, dopo tanti anni a inseguire questo tricolore, è arrivato anche per me il giorno di indossare questa maglia qui a Somma Lombardo, una gara combattuta dal primo chilometro fino all'ultimo. Ho cercato sin dai primi giri e dai primi chilometri di rendere questa gara particolarmente dura e selettiva, perché era l'unico modo, visto le mie caratteristiche, di poter centrare il successo, e finalmente dopo tanti anni è arrivata questa maglia. Sono di Nibionno, in provincia di Lecco, e ho coronato un piccolo sogno. Devo dire che per me è stata una scoperta questa località, pur abitando tutto sommato 90 km, risiedo a Bergamo, Varese la conoscevo, ma questa zona mi mancava. Sono stato tutta la gara sulle autovetture, prima del giudice e del direttore di corsa,
percorso magnifico, devo dire coperto molto bene, quindi da un punto di vista tecnico devo dire chapeau agli organizzatori. Bella la location anche del ritrovo, quindi che dire, un grosso applauso. Un plauso doppio perché come consigliere nazionale sei anche accusato poi di essere un po' partigiano perché porti il campionato italiano nella tua regione, ma devo dire sono veramente contento perché sono certo che tutti coloro che hanno partecipato da fuori regione rimarranno veramente contenti di questo percorso tecnico e della location, cioè del bellissimo territorio. Quindi complimenti, ho fatto i complimenti anche al sindaco di Somma, complimenti anche ai miei amici lombardi, quindi passo subito poi la parola direi ad Andrea che come responsabile del settore amatoriale e a Luca Londoni poi come consigliere regionale, sono loro gli artefici, sono loro che hanno voluto questa gara, queste manifestazioni. Domani ci sarà sicuramente un altro successo e chiudo dicendo che anche il cielo ci ha dato una mano dopo giornate di temporali, oggi è una giornata magnifica, domani si replica, quindi applauso a voi ragazzi. Siamo molto felici di questo campionato italiano a Somma Lombardo, è ripartita da qualche mese ormai la nostra attività e devo dire che la risposta partecipativa non è mancata. Non è mancata non solo a livello locale, essendo in Lombardia, ma abbiamo avuto una risposta ovviamente da tutte le regioni che hanno dimostrato un grande attaccamento per questo tipo di competizione, per la massima competizione nazionale su strada. E devo dire che il numero dei partenti sicuramente sarà stato gratificato tanto dal percorso che dall'ottimo lavoro che ha svolto il Velo Club Sommese nell'organizzare una corsa sicuramente non banale e ottimamente anche curata anche dal punto di vista della sicurezza e anche della logistica. Un plauso va a tutto il comitato organizzatore che è stato all'opera nelle scorse settimane e anche oggi fin dall'alba per consentire la miglior partecipazione a tutti i concorrenti. Devo dire che ho visto a fine gara facce provate ma contente, per cui penso che vivere lo sport in questo modo abbia fatto anche felici tutti i partecipanti e credo che in questo senso il ciclismo possa crescere e possa crescere soprattutto dopo il periodo che abbiamo vissuto. E spero che ci sia un'altrettanta e gioiosa partecipazione nella giornata di domani. Io sono in rappresentanza del Consiglio regionale della Lombardia che come da 4 anni a questa parte ha allestito una rappresentativa ufficiale che sta partecipando a questa manifestazione con le maglie del Comitato regionale. Il bilancio per quanto riguarda strettamente Lombardia in chiave odierna parla di una maglia tricolore conquistata, 2 secondi posti e 1/3. Che fondamentalmente è un ottimo bilancio, le aspettative per domani sono ancora più rose, chiaramente ci troviamo ad affrontare una manifestazione sportiva dove nulla è scontato, nulla è preventivato, cioè si può preventivare ma non è sicuro, i mezzi per fare bene domani li abbiamo, i ragazzi sono pronti, domani vivremo la seconda giornata di questi meravigliosi campionati italiani organizzati impeccabilmente dall'amico Silvio Pezzotta e da tutta la Velo Club Sommese. Passiamo a domenica 13 giugno, archiviamo la splendida giornata di sabato con 4 maglie assegnate. Domenica alle ore 8 vi è stata la partenza della categoria M7 ed M8 più le categorie femminili, mentre alle ore 10.30 vi è stata la gara più attesa con le categorie Sport Elite M1 ed M2. Questa gara si è svolta sui 5 giri per una totale di 100 km, ma ne parleremo più avanti. Abbiamo visto il direttore di gara Silvio Pezzotta a dare il via a questa prima gara di domenica per le categorie M7 e M8 più donne. We'll be right back.
La gara della categoria M7 ed M8 è stata caratterizzata da una lunga fuga a tre. I protagonisti sono stati Luigi Filippazzi, Agostino Durante e Salvatore Ambra. Tre fuggitivi quando siamo al suono della campanella. La prima parte del gruppo segue a 50 secondi, a 20 km dalla conclusione. Tre giri per questa categoria per un totale di 62 km. Con le immagini ci siamo portate gli ultimi 3 km sull'ultima saleta che porta nell'abitato di Somma. Via l'allungo di Salvatore Ambra, il corridore della Diba Falasca tenta di staccare i compagni di fuga. Alla sua ruota gli resiste Luigi Filippazzi, mentre Agostino Durante perde il contatto. E così si arriva sul rettilineo finale, con questi due corridori a contendersi la maglia di campione italiano. Volata 2, la spunta il corridore della chilometro 0, Luigi Filippazzi. In seconda posizione, Salvatore Ambra della Diba Falasca. In terza posizione, con un ritardo di 20 secondi, termina il corridore del team Pinarello, Agostino Durante. Poi arriva la prima parte del gruppo con l'arrivo in volata. La spunta Bruno Borra della Maleo va a vincere il tricolore per la categoria M8 e precede Claessen Russo in settima posizione assoluta e prima tra le donne Martina Biolo della chilometro 0 e precede Jasmine Dotti in nona posizione, Ivano Soletti in decima posizione, Michele Algorini prima tra le uomini 2. Ultima gara per questi campionati italiani Master 2021 nel 70° anno di fondazione del Velo Club Sommese. La manifestazione è stata patrocinata dalla Regione Lombardia, dalla provincia di Varese, dal comune di Somma Lombardo, dalla ditta Secondo Mona e dalla Specialite. Al via le categorie Elite Sport Master 1 e Master 2. Alle ore 10.30 la partenza è stata data dall'assessore Alessandro Piantanida presso il Palazzo Comunale. 5 giri del tracciato per un totale di 100 km. In questo momento al comando Andrea Miotto, che ha lasciato la compagnia dei compagni di fuga Riccardo Zacchi del team Colpac e Gennaro Amato del team Luxor. Alle spalle di questi tre corridori vi sono Samuel Mazzucchelli, Alessio Ferraro Morei, Fabio Mura, Edoardo Malatesta, Paolo Ciavatta, Enrico Ferrian e Fabio Cremaschi. Inquadrati i contrattaccanti quando mancano due giri alla conclusione. Al comando in solitaria Miotto, alle sue spalle un tandem composto da Zacchi e Amato con un ritardo di 25 secondi. A 45 secondi il gruppo degli otto, mentre il grosso del gruppo ha un ritardo di un minuto. Passaggio del corridore al comando, Miotto in solitaria quando si costeggia il lago di Corgeno. Aumenta a 50 secondi il vantaggio del corridore della Drali, mentre Riccardo Zacchi e Gennaro Amato vengono assorbiti dal gruppetto alle loro spalle. Ora sono in 10 corridori ad inseguire il battistrada. Si entra nel comune di Casale Litta e si va a scalare la salita che porta a Villa Dosia. Ritorniamo alle spalle del battistrada quando esce da Cimbro. Si avvia verso l'ultima tornata, Miotto al comando da un paio di giri, prima con Amato e Zacchi. Sulla salita del mulino ha aumentato il ritmo e da 20 km al comando in solitaria. Spinge un lungo rapporto, un cronometro per questo corridore. Si gira a destra e si va verso Vergiate, si entra nell'ultimo giro. 55 secondi di ritardo per Ferrian, Zacchi, Gennaro, Ferraro Morei, Mazzucchelli, Mura, Malatesta, Ciavatta e Cremaschi.
accordo tra gli inseguitori, ormai molti corridori stanno saltando i cambi. Abbiamo visto formarsi dei buchi, poca convinzione per gli inseguitori, a tutto vantaggio del battistrada. Ritorniamo sulle sponde del lago di Corgeno. Prima di entrare a Varano Borghi, il vantaggio di Miotto aumenta ad 1 minuto e 50 quando mancano 16 km alla conclusione. Ancora buona la spinta del corridore della Drali Zero Sbatti, mentre alle sue spalle ormai da alcuni chilometri i contrattaccanti sembrano aver alzato bandiera bianca. Sono solamente tre i corridori della categoria M2 come il corridore al comando, mentre gli altri fanno parte della categoria M1 e Sport Elite. Si va a scollinare la salita del Mulino con Andrea Miotto ormai imprendibile. Al passaggio da Villa Dosia il vantaggio del battistrada supera i 2 minuti. Alle sue spalle ormai non c'è più accordo, si viaggia quasi ad andatura turistica. Si affronta lo strappo finale che porta nel centro di Somma Lombardo, parata trionfale per il corridore della Drali. È stato al comando per più di metà gara e ha strameritato questo campionato italiano. Si concludono i campionati nazionali master, ottimamente organizzati dal Veloclub Sommese. Arrivo a braccia alzate per Andrea Miotto, il portacolor della Drali ha dominato nella categoria M2. Abbiamo dovuto aspettare più di 2 minuti per vedere il secondo arrivato, Fabio Mura. Alle spalle di Mura, Fabio Cremaschi, che va a vincere tra gli M1, e precede Gennaro Amato. Poi la volata che va a Luca Cantini e precede Paolo Chiavatta, Maurizio Anzalone, Samuel Mazzucchelli, Riccardo Zacchi. E in decima posizione, primo tra gli Sport Elite, Alessio Ferraro Morei. La città di Somma Lombardo, protagonista nel ciclismo nazionale, 2 giorni di grandissimo ciclismo. Assolutamente sì, gli atleti hanno onorato al meglio questa manifestazione, ho visto davvero un grande impegno e anche la gente di Somma è stata davvero contenta che si sia organizzata questa iniziativa, anche perché è proprio un segnale di ripartenza, di ripresa, di speranza e gli atleti hanno dato davvero il meglio di sé onorando questa importante manifestazione. Ciliegina sulla torta, la vittoria della sommese Martina Biolo. Noi confidavamo, devo dire la verità, sotto sotto ci speravamo e diciamo che da oggi siamo ancora più contenti. Forza Martina, ma anche un grazie a tutte le atlete e a tutti gli atleti, ripeto, hanno davvero onorato alla grande questa manifestazione. E un grazie al Veloclub Sommese che ha festeggiato i 70 anni di fondazione portando Somma Lombardo nel ciclismo nazionale. Assolutamente sì, davvero un grande grazie a tutti i volontari, al Cavalier Pezzotta, il Veloclub Sommese è una delle realtà sportive più importanti della città, mi permetto di dire della provincia, della regione e non solo. Un grazie anche alla Secondo Mona, storica azienda di Somma Lombardo, azienda aeronautica, sapete che questo è il territorio con le ali, grazie perché ha reso possibile l'organizzazione di questa manifestazione. Una grande 2 giorni del ciclismo nazionale a Somma Lombardo nel segno del trofeo Secondo Mona SPA. Una bellissima occasione sì per la città e anche per noi con l'occasione dei 70 anni del Velo Club e questo campionato italiano master a Somma, anche un po' segno di ripartenza, ripartenza dello sport, ripartenza delle attività e noi siamo insomma orgogliosamente a fianco della manifestazione. Per la vostra azienda è un ritorno al ciclismo? Sì, esattamente, noi abbiamo iniziato con un'officina di cicli e motocicli proprio di fronte a Castello Visconti, quindi dopo più di 100 anni di storia siamo ritornati a occuparci anche di eventi sportivi dedicati al ciclismo. Cosa vi ha colpito di più di questi 2 giorni? La cosa fondamentale è chiaramente il tempo e l'uscita, diciamo, da questa pandemia che ha creato notevole attività, diciamo, post pandemia, di vedere tanti appassionati più o meno giovani, perché stiamo parlando di master,
che praticano ancora tanto bello sport. Quindi adesso che grazie all'amministrazione comunale e al Velo Club Sommese vi siete riavvicinati allo sport e al ciclismo in particolare, ci sarà anche una continuazione di questo trofeo secondo Mona. Ecco, adesso vediamo, abbiamo un bel gruppo di sportivi anche in azienda, la scorsa domenica hanno partecipato col running team al Giro del Lago di Comabbio con Ricon Samia, questo weekend questo campionato italiano master, e vediamo, ecco, sicuramente le occasioni sportive sono un bel modo per riprendere e per essere vicini al territorio. Silvio Pezzotta, presidente del Velo Club Sommese, finita la due giorni organizzativa, stanco ma soddisfatto? Devo dire soddisfattissimo, stanco, ma il ringraziamento di questi due giorni va a tutto il personale che insieme al sottoscritto abbiamo gestito le quattro manifestazioni, sono quattro manifestazioni abbastanza pesanti, ma con tante voglia che avevamo. La situazione è andata tutto per il meglio e si sta segnando tutte le maglie tricolori, che sono 13. Un campionato italiano che non segna il punto di arrivo del Velo Club Sommese per i 70 anni, ma un punto d'inizio, perché so che avete già in programma altre manifestazioni. 70 anni sono tanti, ma noi siamo giovani, per cui continueremo con la volontà del fare. Il primo è il 4 luglio con una gara dei giovanissimi, spaziamo dai master ai giovanissimi subito, e deve essere così. Il collegamento fra gli amatoriali e i giovani è una linfa importantissima per questo periodo dopo il lockdown. Dopo ci sarà già, c'è in programma la manifestazione Mariangela con noi, e a 10 ottobre il Gran Premio Somma, la 64esima edizione. E poi la collaborazione con la Pedala con i Campioni, che ormai da qualche anno è la vostra conclusione dell'attività organizzativa il giorno 8 di dicembre. L'8 di dicembre si festeggia con la pedalata dei Campioni, grazie a Sergio Gianoli che ci chiama a dare un contributo nel termine organizzativo alla manifestazione, che è riconosciuta ormai tutta Italia come una vera manifestazione benefica.